Gianluca Lapadula, primo gol col Pescara allo stadio Adriatico, il sapore è quello particolare? Beh, sicuramente è sempre molto bello per un attaccante far gol, però stasera più che per il gol sono un po' più rammaricato per il secondo gol che mi sono mangiato di testa, quindi come dico sempre c'è tanto da lavorare, per carità siamo a buon punto, però c'è sempre da migliorare. Rispetto alle precedenti esibizioni, questa sera avete incontrato una squadra di Serie A e abbiamo visto un Gianluca Lapadula nettamente migliorato, probabilmente, anzi sicuramente queste partite regalano anche stimoli diversi. Un professionista deve sempre comunque dare il massimo indipendentemente dall'avversario che ha davanti, però oggi sicuramente dopo 20 giorni di lavoro posso dire che sto anch'io entrando in campo in forma con le gambe che iniziano a girare, però ci abbiamo ancora una settimana importante, domenica ci abbiamo la prima partita ufficiale, quindi ci siamo, però possiamo ancora migliorare. Io ho firmato 4 anni a Pescara, poi se il Pescara ha in mente di girarmi, io non lo so, io sto dando il massimo per il Pescara che mi ha regalato una grandissima occasione di giocare in una società così importante, voglio assolutamente sfruttarla perché è una piazza importante e poi vedremo, io sto alla grande a Pescara. Mi danno fastidio, se così possiamo dire, queste voci che parlano di un interessamento del Pescara per un altro attaccante? Ben venga, più la squadra è competitiva più può ambire a obiettivi più importanti, quindi ben venga Falcinelli o chi ci sia da prendere un altro attaccante, però io più giocatori forti ci sono meglio è. Parliamo di calcio giocato, Gianluca Lapadula in questo Pescara, nel Pescara di Massimoddo, in questo modulo come si trova? Il mister mi sta dando una grossa mano con i movimenti, con gli altri mister che mi stanno dando una mano anche loro, è un modo diverso da quello di Vivarini, però posso adattarmi molto bene, quando le cose si vogliono si possono completare sempre.